Daniele Nava, coordinatore per la Lombardia per Energie per l'Italia. Questo programma che viene presentato in questi due giorni da Stefano Parisi, un programma che vale per tutto il Paese, quali punti di contatto può avere anche a livello regionale, per esempio in vista delle prossime regionali? Beh, innanzitutto questo è un contributo importante per il popolo del centrodestra. Dico il popolo del centrodestra perché la nostra collocazione attuale è nel centrodestra, perché siamo profondamente alternativi alle politiche vecchie e stantie del centrosinistra e altrettanto alle non politiche dei 5 Stelle. È un contributo che in questi due giorni noi diamo, un contributo liberale, popolare, di temi importanti, di svecchiamento della macchina burocratica, quei temi che tradizionalmente appartengono al centrodestra e che a volte in passato non sono stati realizzati e che invece vanno realizzati. Sicuramente in Regione Lombardia siamo più avanzati sotto questo punto di vista, perché la Giunta Maroni ha operato in questo senso e crediamo di poter dare il nostro contributo anche nel secondo mandato che il Presidente Maroni si appresta ad avere, perché io sono convinto che la coalizione che appoggia il Presidente Maroni vincerà le prossime elezioni regionali. Questo vuol dire che la maggior parte degli attuali esponenti di AP in Lombardia, la Lombardia Popolare, appoggeranno il governatore Maroni? Ma io credo che non ci sia dubbio a livello regionale lombardo. Poi, nazionale, però il partito insomma, è diviso in tre parti, c'è chi dice di andare con il PD, c'è chi dice di andare autonomamente, c'è chi dice di andare con il centrodestra. Lei come pensa che si riuscirà da questo impasse poi? Ma non lo so, vedremo, so che hanno una direzione nazionale che deciderà su questi temi lunedì, sono in Lombardia, sono degli amici, io mi auguro che si possa in futuro fare ancora qualcosa insieme. Però la maggior parte degli esponenti lombardi è propenso ad andare col centrodestra, quindi questo significa che si potrebbe profilare una scissione del partito? Ma non lo so, io questo è una cosa che dovremo vedere nei prossimi giorni, vedranno loro cosa decidere, sicuramente l'affinità e la sintonia con chi ha lavorato per 5 anni insieme al Presidente Maroni c'è e quindi io spero che si possa trovare la soluzione per stare tutti insieme.